amici e cari amiche del TG Week, benvenuti a tutti quanti ad una nuova intervista, sempre commercianti, ma questa volta non di Sorico, ma comunque del territorio, diciamo così, Brianzolo. Allora, sono lui soprattutto è nansissima, però il mio obiettivo è quello di mettervi a proprio agio, quindi se volete anche non rispondere a qualche domanda, insomma, l'intervista è molto libera. Innanzitutto, nome e cognome. Allora, io sono Marco Gatti. Quanti anni hai? Ho 28 anni. Formazione scolastica? Sono laureato in scienze e tecnologie agrarie. Sempre studiato in ambito agrario, comunque dell'allevamento, dalle superiori come per il contenuto agrario, poi ho continuato gli studi all'università e prendendo la laurea e conseguendo un esame di Stato come agronomo. Noi adesso ci troviamo in questa stalla, poi scoprirete esattamente dove siamo, magari qualcuno l'ha già scoperto. Ti chiedo, che animali sono questi? Allora, questi sono delle manzette da carne, sono di razza limusina, sono degli stalli francesi che arrivano direttamente dalla Francia, la zona del Massiccio Centrale, sono razze proprio predisposte per la produzione della carne. Ok. Hai scelto tu di fare questo lavoro oppure dato che comunque lo faceva già la tua famiglia è stata una cosa naturale? Entrambe le cose, perché comunque la scelta l'ho fatta, io sono sempre stato libero di fare le scelte che volevo, ma sin da quando ero bambino prendevo la bicicletta, raggiungevo mio nonno in campagna o comunque dalla casa venivo giù in allevamento, stavo con lui e praticamente ci sono cresciuto insieme e è stata una mia scelta, ma è stata così, non so neanche cosa dire. Uh-huh. Sono sempre stato libero, però mi ci sono trovato dentro e mi è sempre piaciuto. Ecco. Quante stalle avete e da quanti anni? Allora, le stalle che abbiamo adesso sono due, sono qui dagli anni 70, io sono già la quinta generazione, prima le stalle erano in centro paese, poi diciamo con l'espandersi del centro abitato si è visti costretti a spostarle, quindi a costruire dei capannoni nuovi e quindi dagli anni 70 ci si è stabiliti in questo fuori paese dove siamo tuttora. Tu ti occupi delle stalle e degli animali, giusto? Io mi occupo delle stalle, degli animali, della campagna e saltuariamente anche vado a dare una mano anche nello spazio aziendale. Quindi a che ore, ti chiedo, a che ore inizia e a che ore finisce la tua giornata? Non ci sono degli orari specifici perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di diverso da fare. Ci si alza la mattina e si torna in casa la sera quando si finisce il lavoro, essenzialmente. Che cosa coltivi nei campi? E poi ti chiedo anche un'altra cosa. Solitamente i contadini diciamo, fanno anche no, le balle del fieno. Sì. Anche tu le fai oppure le fai fare? No, allora, noi nella coltivazione dei campi coltiviamo tutto ciò che viene utilizzato poi per l'alimentazione dei nostri animali. Quindi che può essere da un mais, quindi un gran turco, da dell'orzo per entrambi per fare sfarinati da usare poi nell'alimentazione degli animali, poi anche sostanze proteiche come il pisello oppure paglia o fieno appunto che viene sempre utilizzato per gli animali. Tutto quanto ci occupiamo noi della coltivazione, della lavorazione dei terreni e tutto, compreso anche il fieno appunto che abbiamo le campagne, abbiamo le attrezzature per fare la fienagione. Ok, allora ci vediamo tra pochissimo perché l'intervista continua. E ovviamente, soprattutto per la gioia di Marco, l'intervista a lui continua. Che animali avete qui? E poi ti chiedo anche, li macellate qui? Allora, gli animali che abbiamo precisamente in questa stalla sono appunto delle manzette di razza limousine. E li macelliamo in azienda perché abbiamo un macello aziendale e poi vabbè, abbiamo la locale lavorazione e poi il locale vendita. Com'è cambiata la fattoria, la gestione della fattoria e quindi il tuo lavoro rispetto al passato? Cioè, hai notato dei cambiamenti?
Allora, diciamo che io non sono così grande da aver notato grandi cambiamenti, perché comunque quando ho iniziato a lavorare già la meccanizzazione aveva raggiunto livelli importanti, però naturalmente da quando è iniziato anche mio nonno, che si lavorava praticamente col carro e il cavallo, lui è stato il primo ad aver comprato un trattore, qui nella zona e quindi a cominciare con la meccanizzazione agricola, appunto, a lavorare. Naturalmente, con i mezzi di oggi si impiega molto meno tempo a lavorare i terreni o anche preparare da mangiare agli animali e si possono tenere più controllate appunto le razioni con tecnologie montate sulle varie attrezzature. Mi hanno detto, e tra l'altro una di queste che me l'ha raccontata è stata anche la mia regista, che qui avvenivano le gite, cioè venivano qua alle scuole elementari per fare le gite. Ti chiedo, avviene ancora questa cosa? Se sì, perché? Se no, perché? Allora, sono tanti anni che non avviene più questa cosa, un po' per motivi diciamo burocratici, ma anche per un discorso gestionale che a livello proprio anche di strutture per svolgere queste attività, per il momento non siamo ancora predisposti a poter accogliere ragazzi per poter diciamo sviluppare insieme un'esperienza completa. Chi fa il tuo lavoro dice che ha poco tempo libero, ti chiedo, è vero? È vero, soprattutto in determinate situazioni dell'anno si è sempre di corsa perché specialmente essendo un lavoro che comunque va fatto all'aperto, ma specialmente anche per esempio durante il periodo della finagione si è sempre di corsa perché c'è sempre il pericolo della pioggia, per esempio, quindi si è molto vincolati, soprattutto in quei periodi di massimo lavoro, perché il tempo è sempre poco, ecco, diciamo così. Tempo libero, magari ci sono dei periodi dell'anno dove c'è più tempo a disposizione per potersi divertire, ma altri dove non trovi neanche le forze per poterlo fare, diciamo così, ecco. Che cosa diresti ai giovani che si stanno affacciando sul mondo del tuo lavoro? Allora, ai giovani che è un lavoro molto impegnativo, che non lascia molto tempo libero, però ci si può organizzare per averlo, ma che richiede molti sacrifici, tantissimi, perché comunque con l'allevamento non ci sono domeniche, non c'è Natale, non c'è Pasqua, non ci sono feste, si deve lavorare tutti i giorni dell'anno, quindi richiede molti sacrifici, bisogna essere consapevoli della scelta, però permette di avere moltissime soddisfazioni. E infine, indovinate cosa c'è adesso? La domanda bonus. Allora, la domanda bonus ti puoi salvare benissimo perché una cosa la puoi già dire. Descrivi anzi il tuo lavoro con tre aggettivi. Un aggettivo lo hai già trovato, secondo me. Vabbè, dai, uno è impegnativo. Impegnativo, Ok. divertente Bello. e il terzo. Salvati con bello. Bello, vabbè, bello divertente, dai, va bene. Va bene, allora l'intervista non è finita, ci vediamo tra pochissimo. A dopo. E come ho detto prima, ovviamente l'intervista continua perché abbiamo intervistato una delle due persone, adesso manchi ancora tu. Allora, nome e cognome. Valentina Fedeli. Nome del negozio? Pio Bove. Forse qualcuno aveva anche scoperto, comunque la mia regista mi sta inquadrando. Sei in ansia per l'intervista? Mezzo e mezzo, dai, un pochino sì, un pochino no. Adesso ci mettiamo a nostro agio, dai. Orari e giorni di apertura del negozio. Allora, noi siamo aperti dal martedì al sabato, 9, 12:30, 16:19. Giorni di chiusura, di riposo, la domenica e il lunedì. Come mai avete questo nome? Cioè, perché Pio Bove? Allora, Pio Bove è diciamo il Bove è una poesia del Carducci e appunto i titolari hanno,
avuto l'idea di chiamare il negozio Piovove, perché questa poesia praticamente racconta della vita agricola e è, diciamo, è un'ode al bovino. E in questa poesia appunto si spiega un po' la nostra idea di agricoltura, ovvero del rispetto dell'animale, del benessere animale, anche il rispetto dell'ambiente, diciamo che rispecchiava appunto la nostra idea di lavoro nel mondo agricolo. In che anno è stato aperto questo negozio? Allora, la costruzione è iniziata nel 1997 e l'apertura è stata fatta nel 1998. Con, attraverso il vostro negozio e i vari prodotti, portate avanti, diciamo, la filosofia del chilometro zero. È difficile portare avanti questa filosofia giornalmente oppure è una cosa che vi viene facile? Allora, a noi viene facile spiegarlo perché ovviamente siamo cresciuti, siamo nati con questa idea del chilometro zero, del produrre, cioè del vendere quello che produciamo, però spiegarlo alla gente oggi è davvero difficile. Viviamo ormai in un mondo che va tutto super veloce, che ovunque vai trovi tutto subito. Per noi risulta molto difficile spiegare al consumatore che quando viene da noi, se non trova qualcosa nel banco, non è perché non vogliamo venderlo, ma è perché appunto avendo una conduzione familiare, avendo un macello interno, macelliamo un determinato numero di bestie, quindi di conseguenza quello che c'è nel banco è tra virgolette limitato, però comunque sono dei prodotti di qualità e quindi noi ci basiamo principalmente su quello, sulla qualità del nostro prodotto. Voi attraverso anche i vostri social regalate un po' di ricette. Sono ricette innovative oppure sono ricette che vanno a riprendere la tradizione brianzola? Ricette principalmente tradizionali, seguiamo appunto durante il periodo natalizio cappone e faraone, appunto perché è il periodo in cui si vende principalmente il cappone e la faraona, seguiamo anche, diciamo, le varie festività, ad esempio verso fine gennaio c'è la giuliana, quindi seguiamo magari una ricetta relativa a quel periodo, a quella, diciamo, quella festività, quindi sono principalmente tradizionali. Voi avete anche intrapreso una collaborazione con un'azienda toscana, sì. Giusto? Ok, ci spieghi per che cosa? Allora, è l'azienda agricola Alba Luce, appunto, che si trova in Maremma, è l'azienda di una delle due titolari di Eliana, e si trova appunto in Toscana, a Grosseto, abbiamo il vigneto, abbiamo anche un uliveto e di conseguenza è stata costruita anche una cantina. E grazie a questa cantina possiamo produrre appunto del vino che viene venduto nel nostro spaccio agricolo e vendiamo anche l'olio su tutto sempre di nostra produzione. Va bene, ci vediamo tra pochissimo perché l'intervista continua. E continua ovviamente l'intervista a tre eccellenze che tutti dovrebbero provare da voi, o se non provare, comprare comunque. Allora, io ti direi i nostri salumi stagionati, a partire dalla coppa, salame, pancetta, che appunto anche tutto questo è sempre di nostra produzione, sia per quanto riguarda la lavorazione dei pezzi di carne, per quanto riguarda salatura e stagionatura, perché dentro appunto la struttura del negozio abbiamo anche la sala di stagionatura. Poi direi anche gli insaccati freschi, a partire dalla Luganega Brianzola, dalle salamelle, in questo periodo appunto natalizio abbiamo anche il cotechino, gli zamponi, appunto anche questo sempre tutto insaccato da noi. E poi vabbè, ti direi la carne, ovviamente sempre appunto di nostra produzione, magari sia qualche taglio pregiato che anche meno pregiato, posso dire che è una nostra eccellenza anche quella, dai. Bene, allora adesso ti chiedo tre pezzi di carne che i clienti solitamente sottovalutano e invece tre pezzi di carne che sopravvalutano, cioè nel senso che sono molto conosciuti, molto apprezzati e molto, diciamo, in qualche modo anche stimati. Allora, diciamo che non c'è più questa cosa, oggigiorno secondo me non esiste più questa cosa del sopravvalutare o sottovalutare. Ci sono ormai talmente tanti programmi televisivi che cucinano, che fanno ricette, quindi ti dico che ogni giorno arrivano a chiederti dalla cotenna al pezzo di carne più pregiato, che può essere il filetto, che può essere roast beef, quindi io ti dico che secondo me non c'è più nulla di sopravvalutato o sottovalutato. Ti dico che forse c'è più una stagionalità nella vendita, ovviamente magari durante il periodo estivo vanno un po' meno i bolliti perché ovviamente fa caldo, quindi magari vanno di più delle bistecche, magari invece periodo invernale si vende di più magari il bollito, cose così, però è stagionale, non sopravvalutato o sottovalutato.
E poi ti chiedo, nel 2023 ci sono, metterete diciamo in vendita ricette, prodotti, pezzi di carne che state attualmente testando, oppure continuate a vendere diciamo le solite cose? Allora, credo che continueremo con le solite preparazioni, magari verso il Natale ci inventeremo magari qualche arrosto particolare, però durante l'anno le preparazioni rimarranno quelle, le solite, le nostre valdostane, gli hamburger, gli spitz, avremo quelle. Bene, l'intervista non è finita, il bello e il brutto del tuo lavoro. Allora, il brutto è la stagione invernale, perché diciamo che il negozio fa abbastanza freddino, comunque le celle sono sempre su temperature che vanno dall'1 ai 3 gradi, quindi direi che fa abbastanza freddo. Il bello possiamo dire la stagione estiva, perché anche col caldo che c'è stato quest'estate si stava da Dio, si stava bene. E poi vabbè, anche diciamo il bello anche il contatto col pubblico, riuscire a relazionarsi, spiegare il proprio lavoro, perché appunto come abbiamo detto prima, cioè, è una realtà familiare ed è bello anche tramandare al cliente la propria passione. E secondo te adesso cosa c'è? La domanda bonus. Ovvio. Allora, come sempre i nostri tre aggettivi. Descrivi in tre aggettivi la Brianza a livello però di ricette, quello che puoi vedere attraverso il tuo negozio. Questa è anche... Oh, le cambio sempre ed è anche questa tosta. Tosta, allora tosta. È scontato dire buona. La Brianza a livello di ricette. A livello di ricette. Sì, che avete anche voi nel vostro negozio. Gli aggettivi. Yes. Se vuoi ti faccio uno sconto di due. Due. No, non so dirteli neanche io gli aggettivi, no. Va bene, allora chiudiamo. Comunque, grazie mille a loro due che si sono messi a disposizione, Marco e Valentina. Esatto, sì. Ok? Grazie mille all'azienda Piobove, quindi mi raccomando venite qua. Noi ci vediamo come al solito con tutte le nostre news, insomma, prossimamente. Ciao a tutti e grazie mille ancora. Ciao, grazie mille a te. Ciao. Ciao. Ciao.